Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Treviso, città d'arte, con palazzi, con portici, ville e antiche mura, ma soprattutto città della scultura. E allora conosciamo la sua storia. Conta circa 84.000 abitanti ed è bagnata da due fiumi, il Sile e il Cagnà. Treviso ha una lunga storia di tradizione religiosa e allora conosciamo le principali chiese, la cattedrale che è il Duomo, poi ancora San Francesco, questa chiesa edificata nel 1231 da un gruppo di francescani che volevano evangelizzare il territorio. La chiesa contiene due importanti tombe. La tomba del figlio di Dante e la tomba della figlia di Francesco Petrarca. Poi ancora ricordiamo San Nicolò, una chiesa voluta dai domenicani, e anche la chiesa di Santa Lucia del XIV secolo, forse la più caratteristica. Treviso poi ha diversi palazzi, palazzi del Trecento, poi ancora loggia dei Cavalieri, dei Cararesi, e ricordiamo anche le sue porte, San Tommaso, Santi 40 e ancora Porta Altina. Treviso, città della scultura, grazie ai suoi artisti, Antonio Canova, originario di Possagno, poi ancora Antonio Carlini e Arturo Martini. Treviso ha onorato i suoi artisti con le mostre tenute al Museo Bailo che hanno riscosso un grande successo, come la mostra appunto dedicata al Canova per i 200 anni dalla scomparsa. Ma di recente si è chiusa anche la mostra dedicata ad Antonio Carlini e ha ottenuto ottimo riscontro. Carlini, scultore ritenuto minore ingiustamente, perché lui ha realizzato opere di pregio ed è stato l'anello di congiunzione tra la scultura canoviana e la scultura di Arturo Martini. A breve ci sarà la mostra dedicata ad Arturo Martini, questo scultore trevigiano, nato nel 1889 da una famiglia umile, semplice, non era portato per la scuola. È stato bocciato tante volte e lui diventa un apprendista in oreficeria. Poi ancora frequenta la scuola di ceramica e frequenta anche la bottega, lo studio di Antonio Carlini e si ritiene essere stato il suo maestro. Martini poi successivamente si iscrive all'Accademia delle Arti di Venezia. Qui realizza le sue prime opere, che poi esporrà in una mostra a Capesaro a Venezia, ma va oltre confine, le esporrà Monaco, Parigi, Berlino e diventa uno scultore famoso. Martini utilizza diversi materiali: bronzo, ceramica, marmo, pietra e terracotta. E terracotta è il materiale che predilige in assoluto. Inoltre si rifà a diversi stili, all'arcaico, al barocco e anche al romantico. Ricordiamo alcune opere del Martini, come la Pisana, che verrà esposta nella mostra, questa figura femminile, nuda e sdraiata. Poi ancora La sposa felice, La donna al sole, Il tobiolo e tante tante altre opere. A Padova il Martini ha due capolavori. Uno è Tito Livio, che è esposto al Palazzo Liviano, e l'altro è il Palinuro, che si trova all'ingresso della nostra università. Quindi tra breve avremo una mostra importante da vedere, questo artista, questo scultore, che è apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.